Buonasera a tutti, buonasera a tutti anche ad Antonino che ha mutato il microfono. però adesso lo riprendiamo subito. Buonasera no, a tutti, buonasera Francesco. Come... Ah, come... Ciao, come... Come... Antonino come... deve rattrezzare la casa, ah, ecco. <ride> sì, vabbè. da quando è in giro con il giro non si capisce più. Di... Io, io lo, <ride> lo, sapevo, lo sapevo che non dovevo venire qui stasera, no, da... io lo sapevo. <ride> Io lo sapevo che tu non dovevi venire, ma io ho fatto una finta per esserci perché così adesso vi lascio a tutti e due, io me ne vado, <ride> ma dai, ragazzi! No, Anto, no? Già, non frate, puoi, puoi lasciarci vedere. così. Ciao, grazie per avermi introdotto con questo pezzo degli Abba rifatto. Io adoro gli Abba e Dancing Queen, ovviamente. uno dei capisaldi del, della loro discografia. Sì, questa diciamo che è la nostra sigla riarrangiata da un collettivo di musicisti americani che si chiama Postmodern Jukebox, molto bello. E riarrangiano in chiave swing, jazz, tutti i capolavori della musica internazionale. Quindi, insomma, se ti fai un giro sul loro canale ci trovi della bella, della bella musica, tutta riarrangiata naturalmente. Allora, buonasera, Francesco. Siamo qui questa sera per. Infatti, sì, noi ci stiamo facendo bellamente cazzi nostri e non l'abbiamo neanche introdotto. <ride> Signore e signori, Francesco Muzzo Francesco Papa. Muzzo Pappa, evviva! Sì, <ride> Ciao, Francesco. Parte. Allora, stasera ci facciamo quacchio, quattro chiacchiere con Francesco, eh, autore di diversi romanzi, eh, ultimamente molto attivo nella letteratura per ragazzi, no? Da un sì, paio sto... di anni a questa parte. Sì, infatti, eh, sono felice di, di quello che sta succedendo. Non era previsto eh, e questa sorpresa piacevole ha colpito anche me e quindi eh, sto continuando a fare anche questo, poi continuo a scrivere anche testi per, per adulti, diciamo. beh, sì, certo, naturalmente, e lo svegliamo tutto eh... subito. Facciamo prima di tutto vedere l'ultimo arrivato della famiglia Muzzo L'inferno spiegato male. Grande, <ride> eh, esatto. L'ultimo arrivato in famiglia, eh, che è fresco di ristampa, dicevamo nel pre-puntata, ed è insomma un bel, Pappa, un bel riconoscimento da te. Lo poi, Graziano. <ride> Sì, sì, è l'ultimo della famiglia Muzzoppappa, una famiglia che si sta espandendo, e io no, sono molto contento anche perché è davvero un progetto sfidante per me che, che non ho avuto un ottimo rapporto con Dante alle scuole. E quindi è stata l'occasione per me, anzitutto, per, per rifarmi e ha avuto un senso di rivalsa enorme. E ho ristudiato l'inferno e quindi l'ho scritto in chiave digeribile per per i ragazzi ed è stato quello il compito più, più complesso insomma sta andando molto bene quindi sono molto felice e noi siamo felici altrettanto <ride> allora di che cosa vogliamo parlare vogliamo partire un è... po aspetta perché fra, fra me e voi vai vai Antonio, ritardo, vai. Quindi io ogni sì, vai tranquillo mi... e farò il buon ambiente farò il bombing, devo dire che quando mi è arrivato fra tu me ne avevi un po' parlato a dicembre ma non mi avevi svelato granché eh, io mi sono divertito un sacco è veramente stata Brava. una sorpresa e veramente complimenti a te perché sinceramente dopo il diario di Matt e dopo anche l'altro che ero uscito eh, a novembre che non mi ricordo il titolo eh, non, non, non pensavo di aspettarmi una cosa del genere quindi Esattamente, <ride> hai visto chi è il fan? Stupido. <ride> so. Sono, e, sono informato. <ride> no, no, tu sei un fan, anche se io ti ho detto di fare il professionista, tu sei un fan. Bello. <ride> e, sì. e no, e comunque mi è piaciuto molto, quindi infatti l'ho già regalato a diverse persone, l ho detto anche ai genitori dei ragazzi ai quali l'ho regalato, leggetelo anche voi perché la Divina Commedia così non l'avete mai letta. Grande, sono contento, sì sì è stato un lavoraccio in realtà davvero perché mh, è ovviamente difficile rendere alcuni passaggi dell'opera di Dante in maniera digeribile per i ragazzi, soprattutto di una certa età, per cui è, è stato bello cercare diciamo una formula crossover che convincesse i ragazzi ma anche i più grandi come noi diciamo ecco. <ride> Beh, Io lo sto leggendo in questo Grazie. momento, e devo dire che ci sei riuscito alla grande, anche se io, come ha detto Antonino, sono fan, quindi faccio poco testo. Graziano, dai, che mi imbarazzi, non la diciamo più. <ride> no, no, allora, partiamo, io dicevo prima: partiamo <ride> dall'inizio: diamo un taglio ti, ti, diciamo ti cronologico. Ci siamo da professionisti ci travestiamo esatto, da professionisti. Esatto. Andiamo indietro. Abbiamo detto i romanzi, abbiamo detto la letteratura per ragazzi non abbiamo detto però che eh, collaboravi così come stai facendo adesso con questi libri per ragazzi con diversi youtuber che in questo eh, momento sì. stanno facendo le illustrazioni per i tuoi libri ma io per esempio ricordo benissimo le fiabe brevi che finiscono malissimo che erano poi state animate da Sio esatto e sì, sì, sì. anche l'illustratore de del primo disastroso libro di Matt sì, eh, sì, sì, la sì. Cui... Sì, perché? Che... sì, sì, dimmi, dimmi. Eh, io, in realtà, la cosa è totalmente casuale, nel senso, non, sono cose che sono arrivate per conto loro. Io il progetto Fiabe Brevi ce l'avevo eh, ormai, io ho cominciato a scrivere le fiabe nel 2007, poi ho cominciato a raccoglierle in un blog. Un amico comune mio e di Sio ci ha messo insieme nel 2011, quindi parliamo ormai di dieci anni fa. Ci siamo annusati, ci siamo piaciuti con Sio e tuttora continua una collaborazione, un'amicizia. E, e niente, abbiamo il, il nonsense di fondo che ci unisce eh, e l'amore per il paradosso. Sì. E quindi adesso c'è eh, On Air, la, la quarta serie delle fiabe brevi che hanno una cadenza un po' più lunga nelle vecchie stagioni erano a cadenza settimanale, adesso sono a cadenza un po' mensile. Vanno... C'è tanto. Ormai siamo tutti super presi da mille cose. Però la, la... Vabbè, cioè... ci piaceva la quarta serie. Infatti, arriveranno delle grosse sorprese. Eh, con la quarta serie che sta andando bene. Eh, sì, perché mi piace collaborare con. Eh, non... In realtà sono delle collaborazioni nate per puro caso, sia con Sio che con Frafrog, adesso anche con Do per eh, L'inferno spiegato male. Mi piace lavorare con illustratori che hanno il senso, un senso dell'umorismo molto simile al mio e adoro eh, gli illustratori italiani. Noi abbiamo degli illustratori magnifici, molto giovani, che vanno oltre che sostenuti anche secondo me... Eh, Gratificate in qualche modo perché molti ragazzi si avvicinano alla lettura anche grazie al loro lavoro. Eh, io, per esempio, io per primo, quando ero ragazzino, mi sono avvicinato alla lettura attraverso i fumetti e quindi devo molto alla forma di disegno, diciamo in generale. Eh, e quindi mi piace collaborare con loro per i miei libri, per ragazzi. Anche se ora vediamo se ho studiato bene, alla prima cosa che tu hai scritto. Ed è, eh, è lettera a papà, giusto? Sì, allora. La prima guarda, pubblicata, diciamo. In realtà, uh, quel progetto è arrivato dopo forse una posizione scomoda, perché era arrivata una richiesta da, um, dal Corriere della Sera per avere un ebook, e un ebook che fosse di proprietà del Corriere. Il problema è che in quel momento io non avevo una storia. Um, una commedia da proporre al Corriere anche perché io ho cominciato scrivendo tragedie ho frequentato il corso di Raul Montanari di scrittura e io ho cominciato scrivendo tragedie con lui però poi ci sono stati alcuni la faccio un po' corta perché sono lunghissima ed è stato lui ste stesso a vedere in alcuni racconti che avevo scritto questa particolarità cioè riuscire, riuscivo a far ridere con la scrittura e lui mi ha consigliato di andare in quella direzione, ma io i primi anni ero ancora un po' diviso, non ero proprio sicurissimo di voler fare solo commedia, e quindi ho proposto al Corriere quella cosa che è ma arrivata infatti, dopo una posizione. Tra le, dici, dopo un tra le cose che dici, mi viene da chiederti, caspita, Raul Montanari, questo non lo ricordavo, quindi mi aspetto un thriller da te prima o poi. No, vabbè. Allora, Raul è molto, è molto marziale in questo perché ci ha sempre detto: Io faccio noir, post noir, eccetera, ma non mi aspetto che voi facciate la stessa cosa. Infatti, quello che fa lui nella sua scuola, io l'ho frequentata per un po' di corsi. Lui è, è un maestro con la M maiuscola e, e gli va riconosciuto perché è una delle scuole con il più alto numero di conversioni da aspiranti a scrittori in Italia. Ehm. Lui secondo me ha un metodo che prescinde poi dal genere che si vuole percorrere. È molto efficace in questo: ti insegna a eh, studiare i libri dal loro interno per come sono fatti dal loro interno. Quindi a, a, a riconoscere in un testo lo schema generale, l'intelaiatura. E, e, e quella è una cosa che secondo me è fondamentale per chi vuole imparare a scrivere. Dopodiché, io non sono fatto per il noir, non, non è proprio il mio genere. Non leggo neanche Noir perché purtroppo non, 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 escono 70.000 titoli l'anno. Ti esatto, dico che in deve indente per dente perdente in Aidi, per che poi magari Graziano ci racconterà perché mi sembra di aver capito che Graziano oggi è sul pezzo pesante. Eh, comunque è vero <ride> che erano divertenti, è vero che però raccontavi delle cose che potevano anche avere dei risvolti Noir. Sì, sì, è la cosiddetta commedia nera, no? No, lo humor nero, come si dice. Eh, ma in realtà esatto, io non, esatto. quando, quando comincio a scrivere, non incasello quello che faccio, poi invece mi ritrovo sui portali no, di, di vendita online, il mio libro nel Romanzi Rosa oppure Noir, oppure Vabbè, La Romanzi ah. Rosa tutta la vita. Heidi addirittura è tra giocattoli per bambini, quindi è fantastico, mi piace tantissimo. <ride> <ride> per dire quanto funzionano i, i siti online, eh, gli algoritmi non ci sanno tanto fare. Secondo me, allora prima di andare avanti, salutiamo chi ci sta seguendo: cioè i soliti Anita e Leonardo insieme a Silvia, e poi eh, Francesca Ferrante. Naturalmente Ciao, eh. ringraziamo Brava, salutiamo e salutiamo tutti, tutti quelli, quelli che quelli vedranno, che esatto. Esatto, anche quelli che non si palesano, quelli che vedranno in differita magari questa, questa diretta, questa puntata di Book Talk e andiamo quindi, l'abbiamo nominato quando abbiamo parlato di Lettera a papà, andiamo a vedere un attimo come comincia un po'. C'è Antonino che vuole dire qualcosa. Sì, volevo Il dire, c'è una bellissima pila di libri alle spalle di Francesco. Fra quella, ah, lì, okay. quella pila lì, ci fai una foto e scrivi libri per passione sul comodino, hashtag, e noi Come ce la hashtag. prendiamo. Sono, molti libri sono in lingua, perché io purtroppo i libri che vorrei leggere non li traducono, <ride> O è anche purtroppo sì, è vero, questo cosa grosso problema. Eh, e quindi... Vabbè, vorrei, vorrei dire a... che spingeremo le persone che guardano la tua fotografia a leggere in lingua. A molto volentieri, <ride> sì. sì. <ride> e quindi dicevamo, eh, il primo... Romanzo pubblicato e una posizione scomoda, e subito si capisce l'amore per l'assurdo, no? Perché se vogliamo fare un po', vogliamo dare un po' alcuni cenni della trama, si tratta di questo ragazzo che scrive eh, soggetti per film porno Steve. e si è ritrovato bloccato, tra virgolette, all'interno di questo lavoro eh, dopo aver concluso il centro sperimentale. Correggimi se sbaglio perché questo un po' di tempo fa l'ho letto, quindi, però mi ricordo che era... Eh, e lui si, si sente un grande regista, vorrebbe fare del cinema di qualità, ma purtroppo è impelagato. E tra l'altro una cosa che mi rimase impressa mentre lo leggevo, mi ricordo, che io non sapevo che esistessero davvero gli Oscar per il cinema porno a Monte Carlo. Gli XXX. <ride> sì, sì. Esistono, credo adesso siano scomparsi, però dieci anni fa. C'è un c è c è ragazzo troppo per, troppo per bene, Graziano. Non lo <ride> sapevo, <ride> giuro. Esistono, esistono. Eh, erano a can. la premiazione era a can eh, A can, giusto, sì. Perché sì, normalmente la, si teneva la premiazione una settimana prima della della della, della la, esempio, Palma d'Oro, esatto. E um, sì, è un meccanismo classico dell'inversione: quindi prendi un eroe che è destinato a grandi cose, lo abbatti a terra e gli fai fare cose disdicevoli. Eh, e quindi c'erano tanti argomenti dentro, c'era cioè la mancanza di lavoro, la mancanza di soddisfazioni, le ambizioni che non vengono colmate, insomma. E, eh sì, sì, quindi quello è stato, stato l'inizio perché è nato in realtà da, da una rubrica che avevo cominciato a scrivere per i Rolling Stone, per la rivista, di, per il giornale di musica, e avevo cominciato a… Vabbè, scusate, ma io sono pazzo, purtroppo ho cominciato a leggere, a, volevo scrivere una rubrica di recensioni di film porno, però non guardandoli attraverso, la, e questa è la distorsione della mia testa, non guardandoli attraverso la lente dei, mh, del film porno, cioè io volevo raccontare le storie d'amore che c'erano all'interno dei film porno, volevo raccontare diciamo l'intreccio rosa. Mi, eh, volevo tenermi su quel crinale dell'assurdo e quindi ho cominciato a vedere un sacco di film tentando di ricavarne delle trame, ma c'erano scarsissime possibilità di successo. Però ricordo che un giorno io sono entrato, eh, abito, abitavo adesso, non più a Milano eh, alla, al termine della mia via. C'era. L'edicolaccia, che era questa edicola famosa, era aperta 24 ore su 24, e una domenica mattina sono andato a comprare mentre tutti compravano il numero della del Repubblica e dell'Espresso. Io sono, mi sono spinto oltre quella tenda da mascata verde dove c'erano tut nascosti tutti i DVD no, porno. E sono andato a prendere due titoli: il primo era Il genio della Lampo e poi c'era Foro Scatenato. Ho preso questi due titoli no? e ho cominciato a lavorarci sopra, quindi a cercare di tirar fuori la trama rosa da un film porno, che era l'assurdo di per sé. Avevo talmente tanto materiale, ero lì un poi a chiuso, non per colpa mia, ma avevo da parte talmente tanto materiale che a un certo punto ho detto "Sai che c'è? A me è venuta questa trama in testa, l'ho scritta e poi in breve è successo questo, Raul Montanari, che è pazzo, anche lui mi ha detto ma senti questa cosa dobbiamo proporla, mi ha mandato al macello in questa gara che c'è in Italia che si chiama ESOR-DIRE, Trattino che si tiene a Bologna ogni due anni, non so se si tiene ancora, in cui vengono presentati i migliori studenti diciamo delle accademie di scrittura di tutta Italia in un teatro davanti a una platea solo di editor e di, come dire, agenti letterari eravamo tipo in 8-10 nella finale, io sono stato buttato fuori, ha vinto un, uno studente della, della Holden, di Baricco, però ricordo che c'è stato interesse per, per, per quello che ho scritto, poi ho assumuto i contratti tutto il resto, però è, mi ha fatto molto piacere sapere che qualcuno avesse apprezzato il surreale, che è una cosa che in Italia non avviene tanto spesso, insomma. Beh, sì. era proprio e quello che fra, io che, ti, che, che colpiva. colpiva. Entro sempre in tackle, raga, perché io ho ritardo e quindi scusatemi. Vai tranquillo veramente la mia rete è sempre pessima, è sempre pessima quando sono in giro con il giro questa sera da Casal Pusterlengo yeah. e, <ride> e, e ho fatto il cretino in questo modo perché volevo dire una cosa, perché secondo me eh, Graziano è veramente un precisino questa cosa qua no e allora invece io questa cosa stasera la voglio dire voi non sapete che francesco muzzopapa è anche un dj della madonna perché <ride> si, permette di fare delle cose, si permette di fare delle cose che voi non avete proprio idea durante il lockdown aveva fatto una cosa per chi lo segue lo sa ma per chi non lo segue fra sono ancora recuperabili sì, le cose sì. che avevi fatto del podio sì, 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 sono, sono, sono. Quindi andate a cercare io... sulla rete Mannoio Francesco Buzzo Pappa e scoprirete un DJ incredibile, una selezione musicale pazzesca, soprattutto per quelli <ride> nati negli anni 70, ma anche per quelli che sono nati dopo. Grazie, Antonio. Tu sei Ottimo. troppo buono. L'altro giorno ho fatto un'intervista con Paoletta, che è stato un mio mito di radio DJ. E mi sono emozionato, e credo ti saresti emozionato certo, anche tu. Certo. <ride> Ma io l'ho conosciuta quando eravamo giovani. Poi ti fuori onda ti racconto un aneddoto. Non lo posso dire va pubblicamente. Va bene. va bene, va bene. Allora, arriviamo al secondo romanzo. Che di solito, no? io sono musicista, come si può vedere. E no? di In solito il secondo album no? di un cantante, qualcosa come dice Caparezza, il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista perché no. Si teme il confronto con la prima opera. Penso succeda così anche con i libri. Si teme quindi il confronto con la prima opera. Si tende un po' ad essere calanti, no? Anche perché nel primo c'è l'entusiasmo le, della prima volta e tutto il resto. Mentre il secondo libro di Francesco Muzzopappa, che si chiama Affari di famiglia, è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Cioè, Madame la comtesse del posto della cisterna è un personaggio uh, spettacolare grazie, e grazie. anche qui diamo e anche qui diamo un po un accenno di trama c'è questa nobile decaduta che ha un figlio deficiente fondamentalmente eh, che sta rischiando di buttare all'aria eh, la, la, la fortuna di famiglia e il matrimonio il patrimonio, esatto. E lei, allora, a mali estremi, estremi rimedi, finge il suo rapimento. Sì, una eh... trama che mi ha copi copiato Lapo il canna dopo alcuni mesi. <ride> quando, quando si dice che la realtà supera la fantasia, no? <ride> Io però devo per far capire, perché il perno fondamentale di questo romanzo è il personaggio della Contessa, che è eccezionale. E io uh, amo questi, questi personaggi che hanno le caratteristiche della Contessa, cioè la disillusione, il menefreghismo, il sarcasmo e il black humor a, a ogni costo. E per far capire uh, com'è, la contessa, mi sono tenuto un pezzettino di affari di famiglia che, tra l'altro, disegna un po' il rapporto tra la contessa e il figlio. Ed è il mio, penso sia la mia parte preferita del libro, che è questa: Contessa, cos'è tutto questo affanno? Ho qui un messaggio di suo figlio. Che cosa vuole il cretino? Prima di pranzo passerà in villa par per parlarle, al solito vorrà mostrarmi qualcuna delle sue invenzioni. Perché forse finora non mi è capitato di sottolineare che Emanuele, per quanto sia privo di senno, mentalmente ritardato ed economicamente incapace, è pur sempre laureato. Questo ovviamente non depone a favore dei laureati. La scelta della facoltà a cui iscriversi è stata sia faticosa che dolorosa. Fu proprio in quel periodo, infatti, che cominciai a soffrire di lunghe coliti spastiche che mi costrinsero più volte a imbottirmi di antidolorifici. All'inizio voleva frequentare veterinaria. Decine e decine di esami da, da dare in cinque anni. Emanuele, gli chiesi, ma con tutte le facoltà che ci sono, proprio per, perché proprio veterinaria? Mi sento portato per i cavalli. Ti ricordo che in vita tua sei salito su un solo cavallo. È vero, avevi cinque anni. Sì, mamma, ed era di legno. E io, ed era di legno. Sono morto, <ride> eh sì, se, sempre ad abbassare un anticlimax dopo l'altro. Sì, sì, sì. <ride> è eccezionale, veramente. Io, è, è vera di legno, veramente. No. Dicevo, vabbè, non può essere. Grazie. E quindi per far capire Beh, come può essere. <ride> questo è uno dei passaggi della sua. Della, è una delle sue, delle sue cifre di Francesco, che però secondo me poi con i libri è vero che eh, un affare di famiglia è. Eh, è un bel, un bel libro ma secondo me Francesco e questo è il mio parere personale ovviamente quindi opinabile finché volete cresce libro per libro e infatti secondo me in Aidi raggiunge un livello di eh, racconto un livello di eh, introspezione poi anche il fatto stesso per esempio che ha scelto eh, lo so Graziano che tu vuoi andare in ordine ma io sai che sono un dissacrante non me ne frega niente vai tranquillo ordine. <ride> e volevo dire eh, a un certo punto hai scelto di scrivere un romanzo con l'io narrante femminile e per quanto mi riguarda lo so che io anch'io sono un uomo come te quindi magari faccio fatica a comprendere veramente la sfera femminile eh, però per quanto mi riguarda ci sei riuscito bene come, come hai fatto ad entrare così bene nella sensibilità femminile l'hai fatto scrivere a Carmen ma <ride> allora io mi sono allenato anche già, già molto con la, con la contessa, avevo, cioè, avevo già fatto un po' le cose. Uh, allora, no, ovviamente io leggo moltissima narrativa umoristica, sono un vorace lettore prima ancora che un autore di libri e mi piace leggere testi scritti in prima persona da, da scrittrici, ma anche da autori uomini che scrivono nei panni. Di una donna o che scrivono di donne, uno tra i miei libri preferiti, e leggendo Affari di Famiglia lo si può capire, anche Zia Mame di Patrick Dennis, che è stato uno tra i maggiori interpreti della scrittura umoristica mondiale. Un uomo che è morto negli stenti, è morto di stenti, ma ha scritto una quantità abnorme di libri sotto pseudonimi. E io, anche grazie a quei libri, ho imparato come dire, a manovrare eh, un punto di vista femminile piuttosto arguto. Eh, Heidi è stata, come dire, la, ehm, diciamo la, la, ha avuto una, una cifra molto magari più giovanile, un po' più appuntita su certi versanti, eh, meno sarcastica della contessa, però mi sono allenato molto a scrivere quel tipo di. Con quel tipo di impianto, leggendo tantissimo, a dimostrazione del fatto che non si può mai pensare di poter scrivere se non si legge. Grazie per averla detta quest'ultima frase, perché è una cosa <ride> che io dico molto spesso a chi scrive: e dico, ragazzi, ok, scrivere, ma per scrivere bisogna leggere un sacco. Oh, Sai che non ti ho noi. mai una cosa, invece, ti piace Bennett? Alan Bennett, sì ho letto quasi tutto di Bennett eh, diciamo che non, non riesco tanto a digerire i testi teatrali ma perché la forma di scrittura che ancora non riesco ad apprezzare però negli altri sì dalla Sovrana Lettrice a, in poi sicuramente sì. La Signora e il Furgone eh sì, sì, sì cioè... Lo ho anche quello, ho tutta una fila di adelfi di, di Bennett a casa. avevo no, ho dubbi, ho no, dubbi. Scusate, scusate anche per la mia, mi sono assentato perché sto lavorando e ogni tanto si avvicina qualcuno e mi chiede informazioni. Tranquillo, qui non ci manca. Poi arriva Dente per Dente. Wow. Niente per dente è un, un argomento anche un po' scottante se vogliamo. Perché si vanno a scomodare sì. Sì, sì, i dieci comandamenti. Dicevamo pre prepuntate pre arrivavamo alla Bibbia, ci siamo arrivati alla fine alla Bibbia. <ride> perché Guarda, era, era, era eh... un mio sogno da tempo scrivere quel libro lì. Il problema è che quel libro è, per quanto sembri molto lineare, è stato molto complesso da scrivere. Perché si tratta di un ragazzo che è innamorato di una ragazza, una fermente cattolica, che poi invece viene scoperta a letto con un amante, ed è chiaro che il suo ragazzo deve trovarsi un modo per vendicarsi, lo fa in maniera creativa, venendo meno a tutti i dieci comandamenti uno dopo l'altro, quindi infrangendoli uno dopo l'altro. E qui c'è una macchina comica che ovviamente parte per conto suo, ma la difficoltà era anzitutto inserire tra un capitolo e l'altro delle opere d'arte, perché il ragazzo, il protagonista, lavora un museo di arte contemporanea, voi sapete che in Italia ci sono dei musei di arte contemporanea che hanno dei nomi molto bizzarri, c'è il madre, il maga il mambo e io ho inventato il muco il museo il di co arte contemporanea e c'è gente che ancora l'ho ambientato a varese c'è gente che mi scrive e dice sono a varese ma dove lo trovo non c'è non c'è è, è <ride> stato inventato un eh, po quello ehm... che successe col cacao meravigliato <ride> esatto eh, meravigliato però quando riesci a far credere che non esiste che esiste una cosa che non esiste hai fatto vivo. quindi diciamo che c'è tutta questa costruzione Veramente complessa, che ho cercato di rendere molto, molto facile e digeribile. E io ho sempre voluto scrivere un romanzo di vendetta. E quello è quello il, il mio tentativo di, di farlo. Posso raccontare sono... l'aneddoto per il quale noi ci siamo conosciuti grazie a Dente per Dente? <ride> certo che puoi. Allora io scrivo al signor Francesco Muzzopappa dopo qualche mese in effetti che Dente per Dente era uscito, ma a me era piaciuto talmente tanto, tra le altre cose ero arrivato in ritardo a leggerlo perché l'avevo trovato in libreria dalla nostra comune amica Cristina Di Canio, lui okay. aveva fatto una presentazione da Cristina Di Canio alla scatola lì, e ho detto cazzo se l'ha fatta Crila voglio fare anch'io e allora lo contatto, lo contatto direttamente e gli dico Scusi, signor Muzzo Papa, mi piacerebbe molto invitarla a Pesaro per fare una presentazione del suo li ultimo libro, Dente per Dente. E il signor Muzzo Papa, di tutta risposta, mi manda una mail dicendo: Guardi, io non avrei voglia di venire a Pesaro a presentarlo. <ride> e io rimango così di gesso. Ecco: ah, cazzo, simpatico questo. E... Non, questa cosa deve essere fatta. Io non scrivo male, no, no, gente, no, aspetta, 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 aspetta c'è la seconda parte. La seconda parte è che poi, qualche settimana dopo, No, Graziano, aiutami perché mi, Mutsu... non mi arriva una mail dal signor Muzzupappa. Che mi dice: Guarda, Antonio, veramente, io vorrei venire a presentare Heidi perché domani esce Heidi. Quindi, se tu sei ancora disponibile, io presenterei quello. Al che dico, ah, ma allora era un simpaticone. Ma io non ti ho mai scritto, non lo <ride> vuoi. Antonino, dai, non io non scrivo mai cose del genere, ma figurati. No, semplicemente, allora, c'è... Ma tu vedi certo, Graziano al 26 di maggio 21, devo... Eh, diciamolo. No, è, il fatto è che eh, c'è un lasso di tempo che io dedico alle presentazioni... Io mi devo per forze cose fermarmi per scrivere altre cose, e grazie al cielo, ma grazie al cielo, tutta la vita ho continue richieste, ma benissimo così. Il problema è che poi non, non, non riesco più a scrivere, e quindi sono stato sincero, solo che Antonino poi me l'ha fatta pagare tenendomi sveglio fino alle tre di notte quando sono andato lì, quindi questo mi ha insegnato: che non mai più andare a Pesaro da Antonino. <ride> e beh, oh, d'altronde, dente perdente, per dente, no? Un aneddoto da raccontare <ride> che è, è stata una delle cose più belle che sia successo con le presentazioni di un autore a Pesaro, c'è cioè, il signor Muzzo Papa, che non è una persona normale, l'aereo per il ritorno a Milano da Pesaro, ovviamente, e l'aereo, scusatemi, il treno per il ritorno a Pesaro da Milano da, a Milano, da Pesaro, ovviamente lo prenota tipo alle 5 e mezzo del mattino che è un eh, orario vabbè. direi abbastanza strano, al che, quindi, eh, visto, che privato, tardi, sì. visto che abbiamo fatto molto tardi gli chiedo, vabbè Francesco ormai <ride> sono le tre, cosa andiamo a fare a dormire, cioè tiriamo dritto e ti porto direttamente in stazione, e lui mi eh. dice, no Anto veramente sono le due, quindi tre ore io le dormirei anche, allora, io per non rischiare di non svegliarmi per non accompagnarlo in stazione, sono rimasto tre ore e sono andato a camminare per tre ore, fino che, dopo, sono andato a riprenderlo in albergo e l'ho accompagnato in stazione, dopodiché sono morto. però come vedi, Graziano, questa cosa non me la fa pesare eh, assolutamente. Ogni volta non me la fa pesare questa cosa. Non Figura di che a me, l'aveva raccontata già per telefono. Francesco, Francesco, tu lo sai che io per questa cosa ti amerò per tutta la vita. Eh, lo so, eh, lo so. Dice Raga. Francesca che si è oh, divertita tanto, troppo a leggere durante la tua presentazione, non puoi non tornare, quindi ti vogliono appesano, Francesco. Ma, ma certo, Francesca, che torno. Ma io, Francesco Muzzopappa il problema è che quando lo conosci poi lo vorresti come un giocattolo a casa tua sempre la pizza da Rossini non ho sentito cosa hai detto Fra raga vi ho perso sì, fra, prova. no no io ti, io ti ho è Francesco sicuri, che ho perso. non lo so, <ride> non so mica. Siete sicuri di questa cosa? Ecco sì, sono, sì, Noi ti vogliamo sentite. tutti come un giocattolo personale. Raga, io vi devo Adesso, dire una cosa. adesso stai tornando. Vi devo dire una ecco cosa: le, Purtroppo qua la piazza inizia a movimentarsi tanto. Non, ve, non ne abbiate con me, ma vi direi: finite da soli, divertitevi ancora per un po'. E grazie Francesco per aver partecipato. E Graziano, noi ci vediamo, ci sentiamo per i prossimi incontri. Vi faccio finire da soli perché qua c'è un po' troppo movimento adesso e quindi devo fare il lavoro per il quale mi pagano. Ciao, Antonino. Ciao, grazie, a presto. ciao Antonio, Ci sentiamo ciao, in questi ciao. giorni. Ciao, 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 ciao Antonio. E quindi, Francesco, stavamo a dire di, di dente per dente, era un po' quindi il sogno. Del, ma era de, un, una voglia dettata da una questione di gusto tuo personale o il fatto di scrivere un romanzo di vendetta? Ma sai Graziano, io amo molto mettermi alla prova, eh, non mi piace scrivere due volte lo stesso libro, quando fai umorismo hai la possibilità di, di, di fare veramente tanto, nel senso che l'umorismo è un veicolo eh, e poi si tratta di, di raccontare delle storie. E quindi volevo un po' cambiare perché dopo aver raccontato appunto, appunto una, una storia di disoccupazione attraverso il porno, aver raccontato un'altra storia di una famiglia disastrata attraverso la lente di, una, diciamo, di un linguaggio aristocratico decaduto, e sono per forza di cose arrivato anche a quello. Cioè, mi piace un po' spaziare, anche divertirmi con quello che faccio, e... solo che dovevo avere... Come dire, le spalle un po' più solide. Era una di quelle storie che avevo già da, mh, pensato di scrivere sin dagli inizi, ma non, non mi sentivo all'altezza di scrivere una storia del genere. Poi Col tempo è arrivata la, come dire, la, più, un po' più la solidità, ecco. Ma sì, ma già, ma già dente per dente è un bel libro. Eh. Io, eh, nella mia classifica personale, al primo posto ci sarà per sempre lei, però. Eh, <ride> Perdente sì, eh, ed infine arriviamo. Per quanto riguarda la categoria romanzi, arriviamo ad Heidi, che fino ad ora è l'ultimo, sì, ma 2018. naturalmente. Io spero, non l'ultimo. No, 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 no. una cosa che, che, che posso dire è che, che ho già consegnato il, il nuovo romanzo, una nuova commedia, diciamo, per adulti, non per ragazzi, che uscirà la prossima estate. Ed è un Beh. lavoro che mi ha prezzato quattro anni, quindi molto, molto sentito. Beh, perfetto. Allora, Heidi. Heidi anche tratta dei temi forti, perché al netto della storia della ragazza che fa la direttrice dei casting per uh, quei programmini delle, delle, <ride> dei canali tipo Real Time, no? Esatto. Di Cucine da Incubo e similari, ehm, c'è la storia dell'invalidità, dell no? della sì, sì. demenza del padre sì. della, della protagonista sì 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 infatti li ho studiato veramente tanto nel senso che non sono quando parli di certi argomenti devi entrarci in punta di piedi con una certa delicatezza ma soprattutto devi piegare l'umorismo in modo tale da non essere offensivo e quindi c'è stato tantissimo lavoro lì tantissimo studio e era una storia che racconta un riavvicinamento alla fine tra un padre anziano e purtroppo affetto da demenza e una, una figlia che fa un lavoro che ha tanto di demenziale. Quindi ho avvicinato due mondi che hanno dei punti di contatto, eh, due mondi che poi si sono compenetrati e una cosa ha dato una mano all'altra. Mm. Mi è piaciuto molto, è, stato una è stata una bella prova anche quel romanzo lì per me. A livello di ispirazione, mi collego a questo romanzo perché ci sono noi casting, quindi c'è descritta della fauna. <ride> eh, <ride> a livello di ispirazione, quando per esempio scrivevi dei soggetti che partecipavano ai casting eh, di Chiara, eh, prendevi spunto da mh, gente vista per strada, esperienze di vita. Ma in realtà un... io li, li vado totalmente random, no? come le cose che scrivo per sì, o vado nel nonsense spinto, quindi ci sono delle cose che mi affascina a raccontare, le invento, le scrivo. No? E solitamente eh, io mi spingo a descrivere dei mostri che a volte prendono spunto dalla realtà, siamo circondati anche, purtroppo eh, questa voglia di esibire continuamente chi siamo dei social ci spinge a volte a, a diventare mostri anche noi stessi. Però, però no, quelli lì mi sono veramente spinto oltre, nel senso è il paradosso totale. <ride> Quei personaggi lì. Perfetto. Allora, eh, prima poi. Eh, quel, Heidi, come abbiamo detto, è l'ultimo romanzo. Ah, l'unica cosa, Leonardo eh, ci chiede: prossima estate, quindi intendi estate 2022 naturalmente? Sì, perché adesso invece ho in progetto di. in realtà escono tra credo due o tre settimane, i nuovi podcast che ho, che ho, che ho realizzato per, per Storytel, è un progetto nuovo. Ah, quindi i nuovi Muzzopappa Pezzi. Esatto, esatto. Ci sono dieci racconti lunghi, nuovi, eh, che ho registrato un mese fa. Adesso, domani vado in Storytel a mettere a punto delle piccole sporcature eh, da correggere e dovrebbe uscire il progetto tra due o tre settimane è una cosa molto molto bella sì sì e sono quei racconti Io sono un fruitore sono un, cli sono un fruitore di storytelling <ride> quindi non mi mancano neanche i muzzo a pezzi, grande è un tipo di, di scrittura che continuerò a portare avanti. La scrittura, eh, diciamo, di autofiction cosiddetta, che di fiction ha poco perché in realtà è molto vera. Tutto ciò che scrivo, eh, Leonardo. Ti fai i complimenti perché in Aidi dice si nota una capacità di tatto e sensibilità particolare. Eh, Leonardo, io ti ringrazio. Ho studiato davvero un sacco, nel senso che ho proprio studiato a fondo um, libri, testi sul linguaggio dei, degli ammalati di, di demenza, um, per cercare appunto di entrare in punta di piedi e di rispettare totalmente, ovviamente, quella che è una patologia molto grave. Non volevo far ridere della demenza, volevo. Che eh, la demenza del papà di, di Chiara potesse diventare in maniera paradossale la chiave di volta di una presa di coscienza. E quindi quella è stata la, la difficoltà principale. Ottimo. Allora, dicevo, tra il segmento romanzi e il segmento eh, League no De, sì. come L'inferno spiegato male, ma anche come Grace Yard, si inserisce. Il primo disastroso libro di Matt, che sì. non fa parte del, del primo segmento, quello dei romanzi, ma neanche del secondo, perché non è un libro game, eh, diciamo che potrebbe essere annoverato tra i romanzi per, per ragazzi tranquillamente, sì. anche perché lì le illustrazioni sono solo all'inizio del capitolo, no? Sì, sì, eh. sì. sì è... Tutto è tutta colpa di una libraia, di un'educatrice. Eh, io sono andato a presentare Heidi a San Daniele del Friuli alla fine del 2018 e dopo una bella mangiata di prosciutto sono rimasto lì a dormire il giorno dopo prima di ripartire in treno per riprendere il tour per le librerie, eh, la libraia insieme a una sua amica che poi è diventata anche una mia carissima amica. Eh, mi diceva, ma tu che fai tanto ridere gli adulti? Ma perché non scrivi qualcosa di divertente anche per i ragazzi? Ci sono tanti ragazzi non lettori che avrebbero bisogno di entrare in libreria. Quindi, un libro che magari abbia una trama di ferro, eh, che però eh, abbia il veicolo umorismo. E, e lì è scattata la sfida in me, e lì ho veramente buttato giù una paginetta del primo disastroso libro di Matt, l'idea che. In realtà mi girava in testa da un po' perché Matt è sempre stato un personaggio che ho cercato di applicare stupidamente alla narrativa per adulti, bisognava applicarlo alla narrativa per ragazzi. Molto spesso si pensa che chi scrive per adulti non debba scrivere per ragazzi e viceversa. Invece ho tentato questo salto, devo dire che mi è andata molto bene perché il libro è andato più volte a ristampa, è un libro che è stato molto apprezzato, infatti a... Vabbè, si sa già comunque a fine... a fine ottobre esce il secondo libro di, di Matt. E, e quindi è, una, è, il mio, è stato il mio primo tassello per la narrativa per, per ragazzi. Mi piace moltissimo scrivere per ragazzi perché sono, molto più, sono dei lettori molto più spietati degli adulti e conquistarli è difficile, bisogna fare un uso enorme della fantasia e della creatività, e hanno un tasso di attenzione che cala immediatamente se non tieni il ritmo, se non sai come dire, gestire la materia in maniera interessante sempre a ogni pagina. Quindi eh, quella è una prova veramente complicata scrivere per ragazzi, ma non mi tiro indietro, anzi, divertente. E quindi poi al, abbiamo fatto i romanzi, abbiamo fatto i romanzi per ragazzi, abbiamo fatto i libri game, mancavano i racconti, non ci siamo fatti mancare neanche quelli. E infatti, l'anno scorso, no, due anni fa, 2019, eh, Mozzo sì. Pappa a pezzi. Esce Muzzomappa Mappa a pezzi, prima a pezzi e poi in un'unica soluzione. <ride> esatto, sì, sì. Era eh... un progetto che, che è uscito per, per Storytel. A me piace molto lavorare con l'audio. Eh, C'è stato... stato chiamato in realtà da Storytel perché c'era un picco di attenzione. Su affari di famiglia c'ha cioè delle, delle punte di ascolto. Degne dei premi strega. E neanche loro se lo spiegavano. Sono stato chiamato lì. Io lo detto. so, io posso spiegare perché ho ascoltato anche gli audiolibri, oltre ad averli letti, ho ascoltato anche gli audiolibri e ti posso dire che la non, non mi ricordo il nome della, Renata, della narratrice di Renata Bertolas. È eccezionale, <ride> è, sì, sì, è è il modo in cui ha interpretato il libro è spettacolare, veramente, e fa, vero, fa molto. Esatto, esatto, e, e infatti e, quel libro poi, anche grazie all'audiolibro, ha ripreso a, a vendere, a girare, e, e proprio in quell'occasione, quando ci siamo incontrati, mi hanno detto, ma non è che hai un progetto originale da fare con noi? Io avevo dei racconti che normalmente leggo al termine delle presentazioni delle librerie, che, che funzionano, perché poi quando la gente ride ha il polso della situazione, capisci se un racconto funziona o meno. quei racconti l'ho sempre fatto ridere. Racconti su me stesso. A me piace molto la scrittura umoristica di autori che seguo americani, come per esempio appunto David Sedaris, come Gary Steingart, Shalom Auslander e, e mi sono messo alla prova con questo tipo di scrittura è andata bene, tanto bene che eh, al punto tale che Fazzi, poi mi ha chiesto di portare gli audiolibri anche, cioè gli audio racconti, il libro, che è un processo solitamente, accade il processo inverso. Inverso, e, sì. Sì, sì, è andata bene anche quella, nel senso che il libro scorso è andato molto bene, poi abbiamo avuto recensioni, l'attenzione anche mi ha colpito molto di Luciana Littizzetto. che ha, ha... Sì, sì, mi ricordo che fece giù. una <ride> che fece una storia in cui lo stava leggendo. Sì, sì, sì. Beh, cioè il punto, racconto, come... io per esempio, essendo pugliese, non posso che essere eh, mi sono sentito a casa quando nel racconto quello della, de de della salsa no? de de eh sì. in cui si raccontava <ride> quando, <ride> quando facevate la salsa in famiglia perché Fantastico. qui da noi si fa ragazzi eh, in puglia è così quindi in agosto <ride> <ride> si va nei garage e si va a sudare un po' di più del solito, <ride> esatto. Esatto, esatto. Sì, è, un, è, un, è un progetto che mi è piaciuto talmente tanto. E adesso, appunto, esce un nuovo capitolo: dieci nuovi racconti esilaranti. Eh, e non vedo l'ora che esca perché è un progetto a cui veramente tengo tanto. Poi è da tanto che non scrivo per, anche per adulti, scrivo tanto per ragazzi. Adesso, e pian piano mi, mi risposterò. Eh sì, sono tre inizio. anni che non esce niente, no? eh sì, a parte i racconti di fazzi dell'estate scorsa che però appunto erano già usciti con Storytel eh... ma ci sarà modo insomma di vedere cose nuove, e divertenti dai sì <ride> allora aspetteremo l'estate 2000 ah, intanto aspetteremo il secondo, il secondo libro di Matt disastroso esatto. sempre eh no, non tanto <ride> ci sarà no, una cosa ah, nuova okay, sì, sì. ok va bene, comunque il secondo libro di Matt eh, in ottobre e poi naturalmente l'estate prossima questa nuova commedia. Intanto ricordiamo ancora che in libreria potete trovare naturalmente tutti, se no Antonino mi picchia, tutti <ride> i libri di Francesco Usoppappa e il suo ultimo, L'inferno eh, spiegato male. E, che dire, leggo un attimo. Mh, ah no, Leonardo ci dice che la salsa la facevano anche loro in famiglia a Firenze. Eh, quante eh, stati sì. e quante macchie di pomodoro? Ah, quindi non sapevo che fosse una cosa radicata anche su. L'ho scoperta anch'io, ti una... ho perso, no, casa. Eh, però mi sono reso conto che ci sono tante abitudini di questo tipo eh, in tutta Italia, anche nel nord Italia, quindi è una cosa che mi ha fatto molto piacere scoprire non so se è un problema mio ma ti si è bloccata l'immagine comunque l'audio lo, lo sentiamo okay. è solo che ti si è bloccata <ride> comunque siamo a 49 minuti e 26 secondi io devo chiudere perché sennò poi eh, Antonio dice che abbiamo sporato e facciamo un'ora di trasmissione e non va bene perché noi di solito facciamo 45 minuti e poi ci dobbiamo purtroppo violentare dobbiamo stoppare perché staremo qui a parlare delle ore <ride> però grazie. insomma è giusto anche porre un freno io <ride> non posso fare altro che ringraziarti francesco grazie a voi è stato, è stato un piacere averti qui con noi eh, speriamo grazie. di averti anche prossimamente sia magari magari anche non solo in live anche se viene a lucera sarà un piacere conoscerti anche di persona e mi Molto raccomando torna a pesaro se sennò... no <ride> Non mi libererò mai dell'aneddoto di Antonino, mai, mai. Lo Infatti, no. tanto anche la prossima volta che andrà, lo racconterà. Fagli fare di nuovo le 5 di mattina così per sport, <ride> giusto, lo farò. Eh, grazie, Leonardo per i complimenti. Io saluto tutti voi che ci avete seguito. Tutti quelli che ci seguiranno nei prossimi giorni in differita. Mi raccomando, condividete eh, e commentate la nostra diretta. E ancora grazie a Francesco Muzzo Papa. Noi ci grazie. vediamo settimana prossima. e Buona serata a tutti, ciao, ciao grazie, ciao.